Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi fidandosi dei leak. Quello di oggi sarà un video ricchissimo. Nintendo ha appena infatti annunciato che domani, 21 giugno, alle ore 16, ci sarà un Nintendo Direct. La presentazione durerà circa 40 minuti e noi dobbiamo assolutamente discutere di quello che potrebbe essere presentato domani, in parte rifacendoci ai leak e in parte sognando a occhi aperti, ma sempre cercando di rimanere razionali in queste situazioni, anche se poi è difficilissimo. Che ve lo dica a fare, l'appuntamento importantissimo è per domani alle 15.30 qui su YouTube in live per seguire insieme il Direct. Non mancate perché potrebbe essere un appuntamento fondamentale. Iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdere eventi del genere e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Ormai manca pochissimo. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora, iniziamo analizzando in modo razionale la situazione, ma rimanete fino alla fine perché in chiusura invece farò dei ragionamenti un po' più di cuore. Quindi partiamo dalle notizie ufficiali. Cosa dice il comunicato stampa di Nintendo? Che Direct è fissato per domani, 21 giugno, alle ore 16, e che la presentazione sarà incentrata sui titoli per Nintendo Switch in arrivo quest'anno, tra cui anche Pikmin 4, anche perché per ora è l'unica cosa confermata. L'annuncio finisce qui, ma ci sono molte altre cose da dire a riguardo. Innanzitutto si tratterà di un Direct a tutti gli effetti, quindi non un appuntamento minore come un mini, né uno show basato principalmente sull'apporto delle terze parti come accade con i partner showcase. No, Nintendo ritorna a quello che è il classico clima E3, proponendo quello che in potenza potrebbe essere un Direct pieno zeppo di annunci interessanti e da cui, quantomeno, ci si aspetta che sia utile per tracciare la rotta della grande N per i mesi a venire. Perché questo è quello che ci ripetiamo ormai da un bel po' di tempo. Dopo Zelda, a parte Pikmin, c'è il nulla, ma questo mantra potrebbe essere radicalmente stravolto a partire da domani, e vediamo come. Partiamo dalle informazioni certe. Pikmin avrà di sicuro il suo trailer di gameplay che approfondirà quanto accennato fino ad ora. Anzi, non mi sorprenderebbe se Nintendo decidesse di pubblicare una demo, un po' come era accaduto per il 3 Deluxe, nella speranza di incuriosire quanto più pubblico possibile. In questi giorni sono circolate le prime foto delle download card del titolo vendute in Giappone, che ci anticipano un qualche tipo di modalità in split screen, probabilmente il Battle Mode, e anche il curioso passaggio all'Unreal Engine, indicazione che probabilmente mette in evidenza come il titolo sia stato dato, almeno in parte, in outsourcing a qualche team esterno. Oltre a Pikmin abbiamo il titolo di cui anche Nintendo si vergogna. Inutile che sto qui a ripetervi l'assurda storia dietro a Everybody Wants to Switch, ma sono stracurioso di scoprire se e come la grande N deciderà di presentare questo seguito. Io sento puzza di GOTY e spero che gli venga dato il giusto spazio durante il Direct. Tipo 3 secondi. Ultimamente Nintendo ha puntato parecchio sui DLC dei suoi titoli e in questo Direct potrebbero trovare spazio tanti contenuti aggiuntivi per i giochi già pubblicati. Abbiamo di sicuro uno spazio per la quinta ondata di Mario Kart 8 Deluxe, un approfondimento per Mario Rabbids Sparks of Hope e il suo Season Pass e, perché no, anche qualcosa a tema Splatoon e un rimando alle espansioni di Scarlatto e Violetto. Questa potrebbe essere anche l'occasione perfetta per introdurre al pubblico i DLC di Tears of the Kingdom. Mi sembra strano che Nintendo non adotti una soluzione simile al pass stagionale già visto con Breath of the Wild. E a proposito di supporto continuo, anche la NSO potrebbe ricevere una bella rinfrescata mentre ci avviciniamo al secondo anniversario del pacchetto aggiuntivo. Qui è abbastanza difficile prevedere come Nintendo deciderà di muoversi, ma abbiamo visto che nelle ultime settimane non si è fatta scrupoli a aggiungere titoli appartenenti un po' a tutte le piattaforme. Non dimentichiamoci poi che c'è in ballo la collection dei due Baten Kaitos. Sappiamo che per il mercato asiatico Bandai Namco ha previsto la pubblicazione per il 14 settembre e a questo punto mi aspetto un reveal per la data occidentale, che dovrebbe comunque coincidere. Ah, e speriamo che in un modo o nell'altro ne esca fuori pure un'edizione fisica. Sarebbe un acquisto obbligatorio considerato quanto arrivano a costare gli originali GameCube. Parlando di team esterni, do praticamente per scontato che Atlus ricopra uno spazio in questo Direct, esattamente come accaduto l'anno scorso, anche se si trattava di un evento minore. Persona 5 Tattica ce l'abbiamo già confermato
armato, mentre non pubblicare Persona 3 Reload sarebbe un errore clamoroso. Quindi aggiungerei anche questo remake alla secchiata di titoli di questo Direct. La situazione si fa un po' più incerta con Level 5, che sappiamo ha riesteso la portata delle sue pubblicazioni anche in Occidente e che sta mettendo in produzione diversi titoli strattesi, ma potrebbe passare parecchio tempo prima di vedere qualcosa di concreto sui nuovi titoli del professor Layton, Inazuma Eleven e via dicendo. Lo stesso discorso vale per Grasshopper, che durante il suo recente showcase ha teaserato il nuovo titolo, oltre a già annunciato il ritorno di Shadow of the Damned. Chissà se lo studio di Suda51 non ha qualcos'altro in serbo per la console ibrida. Sì, io nel ritorno di Killer 7 continuo sempre a sperarci. E ricordiamoci pure che, per l'ennesima volta, il grande assente di questo E3, non E3, è stato Silksong. Siamo tutti d'accordo nel considerarlo un progetto troppo grande per essere affidato a un indie world o a un partner showcase. Quindi, dopo la sua fugace apparizione di giugno scorso all'Xbox Showcase, il seguito di Hollow Knight potrebbe finalmente mostrarsi in uno spazio Nintendo. Ma qui ormai abbiamo raggiunto i livelli di un meme. Vi aspetto nei commenti per sapere se secondo voi ci sarà o meno Silksong. Ma dai, ora passiamo al leak di Pioro e inizierei facendovi notare che tra Pioro e Poro c'è solo una lettera di differenza e non siamo mai stati visti nella stessa stanza insieme. Coincidenze? Non lo so, traete voi le conclusioni. Ci sarà un nuovo Mario in 2D. Ve lo dico, per me il suo reveal è sicuro al poro per cento. Ricostruiamo un po' tutti i rumor che lo riguardano. Secondo le indiscrezioni si tratterà di un episodio in due dimensioni e sempre Pioro ha fatto sapere che non apparterrà alla serie The New. Che altro aggiungere? Beh, The Snitch ha pubblicato questa GIF che secondo alcuni nasconde un criptico messaggio in codice dove viene rivelata l'entità del progetto. Lascia a voi il lavoro da detective, per me è un po' troppo. E visto che ci siamo, mi aggancio alla combo Pioro più detective per mostrarvi questa GIF con cui il presunto leaker ha salutato questa mattina il suo pubblico. C'è chi vuole vederci un possibile rimando a Detective Pikachu 2, altro titolo che viene molto spesso tirato fuori quando ci sono le prediction per un prossimo Direct. Voi che dite? Tornando a parlare del gioco di Mario, per quanto mi riguarda spero veramente che tutto il tempo passato dall'ultimo Super Mario in 2D sia servito per dare nuova linfa creativa a una formula che con i New Super Mario Bros. Aveva raggiunto uno stallo immaginativo abbastanza pesante. Si tratterà ovviamente di un platform pensato per piacere a quanta più gente possibile, ma spero vivamente che racchiuda ancora una volta tutta la magia Nintendo che ci si aspetta da un Super Mario Bros. Ma allora, qual è questo remake SNES tanto vociferato? Mentre Zippo dimostra ancora una volta pochissima credibilità tirando fuori sì Chrono Trigger Remake, ma agganciandosi a dei rumor già triti e ritriti e arrivando sempre leggermente in ritardo rispetto a tutto il mondo, Super Mario RPG sembra il titolo più gettonato. Il Fat Yoshi, anzi il Grassoshi, pubblicato da Pioro, è un riferimento diretto a questo leggendario RPG, mentre anche Papa Gino ha condiviso un'interessante storia. Nei suoi DM c'è chi già lo aveva messo in guardia più di una settimana fa sul potenziale ritorno di Legend of the Seven Stars. Vi lascio tutti i link in descrizione così poi voi approfondite le piste che ritenete più credibili, però in descrizione vi lascio anche un video di Gekigemu dove viene spiegata la storia della rottura epocale tra Square e Nintendo negli anni 90. Se Final Fantasy VII è stato infatti il titolo che ha sancito il cambio di bandiera di Squaresoft che passava alla concorrenza con PlayStation, forse è stato Super Mario RPG, un titolo attraversato da numerose tensioni tra Square e Nintendo durante il suo sviluppo, a rappresentare la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso, una rottura che avrebbe modificato il mercato videoludico dei decenni a venire. Quindi che ve lo dico a fare, un suo remake su Switch avrebbe anche un grandissimo valore storico. Incrociamo le dita. C'è spazio per un Metroid Prime 4? Ora non prendetemi per matto, ma penso sia ancora leggermente presto per vedere il ritorno di Samus con un nuovo Prime. Se il titolo lo immaginiamo come una produzione cross-gen che accompagnerà la chiusura del ciclo vitale di Switch e si affaccerà anche sul suo successore, preferirei che Nintendo parlasse del titolo quando è effettivamente pronto per essere pubblicato. Quella di Prime 4 sarebbe una chiusura col botto, ma un altro teaser che rimanda a un tardo 2024 farebbe malissimo. Però questo non significa che non ci sia spazio per Samus. Durante l'E3 2021 abbiamo assistito alla rinascita del brand con il reveal di Dread,
E a questo punto perché non ripetere la magia dello scorso febbraio pubblicando dal nulla Metroid Echoes o annunciando magari una versione HD in bundle di Prime 2 e Corruption? Per me sarebbe praticamente Natale d'estate, con buona pace di Final Fantasy XVI. Inizia però a esserci veramente troppa carne al fuoco, considerando anche che ogni Direct riserva la sua buona dose di sorprese. Ad esempio, io penso che portare Wind Waker e Twilight Princess su Switch sia ancora fattibile, ma è un annuncio che difficilmente troverebbe spazio ora, in un Direct molto vicino alla pubblicazione di Tears of the Kingdom e dove probabilmente Mario sarà la star incontrastata. Quindi poracci, state sempre molto in campana con le aspettative. Perché soprattutto con Nintendo, anche quando tutto sembra scontato e certo, non è detto che tutto quello che speriamo sia presente domani ci sia effettivamente. Nonostante questo io sono in super hype e non vedo l'ora di condividere con voi questo momento, soprattutto dopo un periodo parecchio turbolento. Il Direct estivo rimane il mio appuntamento preferito dell'anno perché si respira proprio un clima magico e rilassato. E domani secondo me ne vedremo delle belle, quindi mi raccomando, non mancate. Sarà bellissimo assistere assieme a questo Direct, sia nel bene che nel male. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto domani in live qua su YouTube a partire dalle 15:30, ma anche qua sotto nei commenti per continuare a fare prediction insieme. Sono curiosissimo, vi leggo tutti quanti. Non mi resta che darvi appuntamento a domani. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli perché vi voglio freschissimi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele Direct, Direct! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Direct, 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 direct